Da un'iniziativa della libreria giunti al punto di Pistoia e grazie alla numerosa partecipazione delle aziende del territorio, il reparto pediatrico dell'ospedale San Jacopo di Pistoia anche quest'anno ha ricevuto in donazione un'intera biblioteca. Quanti libri? Sono circa 1100 volumi, donati in parte dalle aziende presenti sul territorio e un'altra parte donata dai clienti che vengono invitati nel mese di agosto a comprare un librino se vogliono, per donarlo al reparto pediatrico appunto. Facciamo questa donazione e coinvolgiamo, oltre ai clienti, appunto vivaisti, parrucchieri, di tutto, quello che riusciamo a prendere e convogliare per l'ospedale. Abbiamo uno zoccolo duro cosiddetto, che sono i nostri donatori storici che ci sostengono da più anni, e quest'anno si sono integrati altre aziende. Bisogna dire che questa iniziativa ha creato un bel rapporto fra le aziende del territorio, la libreria e l'ospedale. Ci fa molto piacere perché eravamo un attimo preoccupati per il discorso, insomma anche quest'anno sono più di 1000 volumi, di intasare in qualche modo il reparto, mentre gli addetti ci hanno spiegato benissimo che loro li regalano ai bambini che sono stati bravi a fare il prelievo durante un esame magari un po' più difficile, e addirittura quando si vengono dimessi. Per cui ecco, anche l'idea che chi ha donato dà qualcosa al bambino che se lo porta a casa, insomma è comunque una, al di là dell'aspetto che può essere pubblicitario o meno, è qualcosa di buono per la persona, insomma. È un'iniziativa che ha ormai una sua ricorrenza e di cui io sono particolarmente contento. Prima, quando chiacchieravamo, dicevo: mai rifiutato un libro in vita mia. Penso che i libri restino uno strumento estremamente importante di crescita per i nostri ragazzi, ed è giusto dirlo in un momento come questo, dove invece spesso siamo attratti da altre modalità di comunicazione, di relazione. Invece la lettura resta una cosa fondamentale per crescere come adulti di qualità. I bambini apprezzano questi libri? I bambini apprezzano soprattutto se sono ben guidati dai genitori. Non si può pensare che i bambini da soli costruiscano il loro percorso. Quindi è una cosa che serve per i bambini, ma secondo me serve molto anche per le famiglie.